Stamattina iniziamo richiamando qualcosa sulla teoria degli insiemi. Abbiamo già richiamato, mi pare. Per comodità, non è una pura comodità, ma diciamo qualcosa di più in realtà. Però dobbiamo sempre immaginare che esista una specie di universo nel quale i nostri insiemi sono contenuti, quindi un insieme grandissimo che contiene gli altri di cui stiamo parlando. Quindi l'unione tra A e B e l'insieme degli X che appartengono ad A, oppure X appartengono a B, intersezione, e quello degli elementi che invece appartengono contemporaneamente ad entrambi gli insiemi. Poi possiamo parlare del complementare di A, che poi anche si può esprimere come x meno A. Il meno a volte lo trovate scritto sui libri con il simbolo proprio meno, a volte lo trovate con questo che si chiama backslash, slash, backslash. Non è altro che l'insieme degli x appartenenti a x, tali che x non appartiene ad A. Cioè, per capirci, se questo è il nostro insieme x, questo è A, x meno A, è tutto questo pezzo. Naturalmente la C qua sopra, a volte chi la mette a destra e chi la mette a sinistra, insomma, sta per complementare, e ovviamente sottintende il fatto che sappiamo già che è X, perché sono gli elementi che non appartengono ad A ma che stanno in X, questo insieme più grande. Quindi va bene, e allora perché ho richiamato queste cose? Perché innanzitutto dobbiamo vedere come funzionano le relazioni tra unione, intersezione e complementare. Più precisamente sto parlando delle leggi di De Morgan. Queste sono in qualche modo facili ma anche importanti da ricordare, qualche volta serviranno, più di qualche volta serviranno. Per adesso le enunciamo per l'unione, per la complementazione di, dell'unione dell'intersezione di due insiemi. In realtà valgo in generale. Allora, x meno a unito b, x è sempre l'universo grande, risulta uguale a x meno a intersecato x meno a. Se lo vogliamo scrivere con l'altra notazione, possiamo scrivere a unito b complementare di a unito b uguale complementare di a intersecato il complementare di B. Per ricordarsi questa cosa, si dice in genere che il complementare dell'unione è l'intersezione dei complementari. Quindi non è difficile da ricordare.
Similmente, e questa è una legge, l'altra legge è x meno a intersecato b uguale x meno a unito stavolta x meno b. Nell'altra notazione complementare dell'intersezione tra a e b uguale al complementare di a unito al complementare di b. Allora, se uno vuole fare una dimostrazione di questa cosa, diciamo, generalmente le dimostrazioni per quanto riguarda l'uguaglianza di due insiemi procedono in questo modo. Si dimostra che ogni elemento dell'insieme di sinistra è contenuto anche nell'insieme di destra e viceversa che ogni elemento dell'insieme di destra è contenuto anche nell'insieme di sinistra. In questo caso si dimostra quella che si chiama doppia inclusione, cioè che l'insieme di sinistra è contenuto nell'insieme di destra e che l'insieme di destra è contenuto nell'insieme di sinistra. Non mi ci voglio soffermare più di tanto, anche perché è vero che uno può fare un certo numero di esercizi e sviluppare un minimo di tecnica al riguardo, però mi accontento per ora di una pseudo dimostrazione dal punto di vista visivo, cioè no, visivo, grafico. Allora, abbiamo x, qui ripeto, ci sta e ci sta b. Chi è l'intersezione? L'intersezione era questo pezzetto qua in comune. Quindi chi è il complementare dell'intersezione? Il complementare dell'intersezione è tutta questa parte qui. Tutto quello che sta al di fuori di quel pezzetto comune, no? Ho costruito cioè l'insieme di sinistra per la seconda legge. Ho fatto A intersezione B e poi ho fatto il complementare. Ho, diciamo, sottolineato tutta la parte che è il complementare dell'intersezione. Beh, però se consideriamo, adesso dovrei ripartire da capo e fare il complementare di A, cioè sottolineare tutto quello che sta, diciamo che questo è A e questo è B, e poi fare il complementare di B e poi unire, cioè andare a vedere tutto quello che viene sottolineato come complementare di A e tutto quello che viene sottolineato come complementare di B. Alla fine è facile capire che si tratta della stessa cosa. Similmente potete convincervi che vale l'altra legge di De Morgan. Quindi in realtà per adesso dovete ricordare, a parte le definizioni di unione e intersezione, vi dovete ricordare tre cose. Primo, che ci sta sempre un universo che è un insieme più grande, diciamo, tra gli insiemi che stiamo considerando. Secondo, vabbè, per la legge di Morgan, che il complementare dell'unione è l'intersezione dei complementari, il complementare dell'intersezione è l'unione dei complementari. Questo è abbastanza facile, diciamo, mnemonicamente. Ok. Altre considerazioni per quanto riguarda l'unione di intersezione si possono fare rispettivamente all'immagine, e mi spiego meglio. L'altra volta abbiamo cominciato a dare la terminologia relativa a una funzione . Stavolta abbiamo
insieme x che è il nostro dominio e l'insieme y che è il nostro, quello che si chiama codominio, questo ve l'ho detto l'altro. Una funzione è una legge che associa a ogni elemento di x, che noi abbiamo con una metafora chiamato arciere, un unico elemento f di x, ok? Quindi potete vedere anche come una scatola nera, io metto x, la scatola nera risponde f di x. Bene, l'elemento quindi x tramite la funzione f va a finire nel punto f di x. Questo è x minuscolo, è un elemento. L'elemento f di x si chiama immagine di x attraverso f. Questa terminologia ne produce altra. Per esempio, consideriamo un sottoinsieme a x. Chi è f di a? Questo per definizione è uguale all'insieme degli f di x tali che x appartiene ad a. Quindi, come abbiamo fatto l'immagine di un elemento, possiamo fare l'immagine di un insieme, che altro non è che l'unione di tutti gli elementi, diciamo, immagine di elementi di A. Immagini di elementi di A. Sempre usando la metafora dell'altra volta, sono l'insieme di tutti i bersagli colpiti da arcieri che stanno. Quindi questo è un sottoinsieme, ovviamente, del codominio. In particolare, f grande di x si può definire anche l'immagine di tutto x. L'immagine di tutto x domanda chi è? Tutto y. Eccolo. È contenuto in y, ma quando è che coincide con y? Solo quando è suddirettivo. Vedete come uno pone la domanda attira una certa risposta. Allora, l'immagine y è l'insieme dei bersagli, l'immagine è l'insieme dei bersagli colpiti e ovviamente diciamo è ovvio che se coincidono la funzione suddirettiva. Quindi fare distinzione tra il concetto di codominio y e il concetto di immagine. Ovviamente possiamo sempre fare in modo che coincidano modificando leggermente la funzione. La funzione è la terna dominio legge codominio, questa è in realtà la definizione più precisa. Però diciamo che f grande di x sono questi bersagli che stanno insieme qua. Se io voglio che la funzione sia suddirettiva, cosa mi basta fare? Mi basta ridurre il codominio. Diciamo, quei bersagli non vengono colpiti, li togliamo da mezzo e allora la funzione può sempre diventare, con una piccola modifica del codominio, può diventare suddirettiva. Ecco, è interessante vedere se ci sono delle relazioni tra l'immagine e l'unione, nel senso, io posso prendere due sottoinsiemi qui A e B di X, posso fare F di A e F di B. Posso dire
Posso fare questa affermazione? Sì. Allora, siccome dalla vostra risposta mormorata ho visto che non è ovvio, in questo caso cerchiamo di dimostrarlo, oppure fare una, insomma, una buona approssimazione di dimostrazione. Allora, senza che denunci tutto quello che sono le premesse a questo discorso, io dico che f di a unito f di b è uguale a f di a unito b. Allora, scrivo il simbolo di inclusione da sinistra verso, diciamo, l'insieme di sinistra contenuto nell'insieme di destra. Che significa? Che voglio dimostrare che l'insieme di sinistra è contenuto nell'insieme di destra. Allora, è ovvio che questo è vero. Per quale motivo? Perché l'immagine di un insieme è contenuta nell'immagine di un insieme più grande. Se, diciamo, contenuta, non strettamente contenuta, perché se io prendo più arcieri, è chiaro, se aggiungo arcieri, tutti i bersagli di prima verranno colpiti. Tutti i bersagli verranno colpiti prima. In più potrebbero essere colpiti altri bersagli, ma può darsi anche che i nuovi arcieri vadano a sparare esattamente sugli stessi bersagli di prima. Quindi questa qui è vera. Poi è vera anche questa. Questa qui è vera, questa pure. Allora, se due insiemi, questo insieme chiamatelo C, diciamo, se F di A è contenuto in C, se F di B è contenuto in C, è evidente che anche la loro unione è contenuta pure in C. Cioè, se io faccio l'unione di due insiemi contenuti in un terzo insieme, è chiaro che non esco dal terzo insieme, quindi l'unione come è definita? Un elemento per stare in quest'unione o deve stare qua e quindi sta qui dentro, o deve stare qui e quindi sta qui dentro, anche se stanno tutte e due sempre qui dentro, sta, e quindi la loro unione, ogni elemento dell'insieme di sinistra nell'insieme di destra, e fin qui poco male. Adesso dimostriamo il contrario. Quindi prendiamo y appartenente a f di a unito b. Quindi esiste x appartenente ad a unito b tale che f di x è uguale a y. Adesso, a questo punto x appartiene ad a unito b, quindi può appartenere ad a oppure a b oppure a entrambi. Allora, se x appartiene ad a, allora y appartiene a f di a e quindi che è contenuta in f di a unito f di b. Continuo qua sotto, intanto servono due righe, anzi un righe. Se y appartiene a b, allora y appartiene a f di b, che comunque è contenuta in f di a unito f di b. Se y appartiene, cioè, scusate, se x appartiene a entrambi, beh, valgono sia quella di sopra che quella di sotto, che comunque diciamo portavano alla stessa
conclusione. Quindi, in qualunque caso, Y appartiene a F di A unito F di P. Ma siamo partiti da Y che apparteneva a F dell'unione, e quindi siamo arrivati che Y appartiene all'unione di F di A e di F di P, con F di P. Quindi questa formula vale. Si usa a dire che l'immagine dell'unione è uguale all'unione delle immagini. Questo tipo di cose si ricordano, non si ricordano. Quelle di De Morgan si ricordano facilmente. Adesso ne vedremo un'altra che è però un po' diversa. Però questo tipo di relazioni, formule, come le volete chiamare, si ricordano, non si ricordano. Se uno ha dei dubbi, si fa un paio di esempi, si fa un minimo di... si rifà la dimostrazione. Quanto è lunga questa dimostrazione? Se voglio è lunga 10 secondi, insomma. Quindi non, diciamo, l'importante è fare molti esercizi. Allora, ricordatevi che all'università nessuno vi assegna gli esercizi, però i libri ce l'avete, ve li andate a cercare, l'argomento del giorno lo sapete e li fate. Non è che dovete stare aspettare che qualcuno vi dica fate degli esercizi da qui fino a lì. Ecco, andiamo a vedere quest'altra relazione. Stavolta l'uguale non vale. No, non sono diversi necessariamente. Quello che vale è semplicemente questa inclusione qua. Chiedo scusa, ma perché il fatto che tutta questa dimostrazione non ci dimostra che F di A e F di B sono compresi in F di A unito B? Quella dimostrazione. La prima dimostra questa. L'altra dimostra esattamente il contrario, che F di A unito B, io ho preso un elemento di F di A unito B, ho dimostrato che sta qua dentro. In qualunque caso lui è un elemento dell'immagine di A unito B, quindi ci deve stare un elemento in A unito B tale che F di X fa Y, per definizione. Dopodiché X può appartenere ad A, X può appartenere a B, o può appartenere a entrambi. Se appartiene ad A, ottengo che quell'elemento sta qui dentro. Se appartiene a B, ottengo che quell'elemento sta qui dentro. Se appartiene a entrambi, posso usare tutte e due. Quindi quello non è verificato, completamente. Quindi, diciamo, quello che sta scritto sotto. Mentre prima ho dimostrato questa inclusione, qui, se volete, ho dimostrato quest'altra inclusione. F di A unito F di B contiene F di A unito B. Mettendo insieme le due inclusioni, i due insieme devono essere uguali. Il quadratino è il simbolo di fine dimostrazione. Ciò come voleva si dimostrare. Pure il latino Q e D. Allora, ritorniamo a quest'altra relazione. Stavolta voglio fare l'immagine dell'intersezione e l'intersezione delle immagini. Stavolta non è vero in generale che siano uguali, ma è vero solo che l'intersezione delle immagini contiene l'immagine dell'intersezione. Allora, dimostriamolo. Stavolta la dimostrazione come funzionerà. Questa inclusione la devo dimostrare. Allora uno si chiede, ma l'altra, perché non ci provo a dimostrarla?
Siccome so che non è vera, invece di dimostrarla, fornirò un controesempio in cui l'altra inclusione, in cui f di a ed f di b sono degli insiemi, la loro intersezione sarà strettamente più grande di questo insieme qua. Quindi a quel punto l'altra inclusione non può funzionare. Ok? Cancello questa parte dove c'era la dimostrazione e faccio l'altra dimostrazione. Ok, quindi stavolta scrivo proposizione f di a intersecato f di b contiene f di a intersecato b. Ora la dimostrazione stavolta è molto più breve perché sono due righe. No, dimostrazione. F di a intersecato b è chiaramente contenuta in f di a. F di A intersecato B chiaramente contenuto in F di B, perché ha un insieme più grande di A intersecato B, no? Cioè contiene A intersecato B. Quindi F di A intersecato B è contenuta nell'insieme di sopra, è contenuta nell'insieme di sotto e anche contenuta nella loro intersezione. Se un insieme è contenuto in A e contenuto in B, deve essere contenuto anche nella loro intersezione. Fine della dimostrazione. Questo finisce la dimostrazione di questa proprietà. Se adesso vogliamo essere sicuri che non valga l'uguaglianza, dobbiamo però anche dimostrare, fornire un controesempio in cui questi due insiemi non sono uguali. Allora, il controesempio lo scrivo qua sotto. Allora, consideriamo questo semplice esempio qui. X y allora x è fatto da due elementi a e b, sono ciascuno dei due elementi, quindi sotto insieme a contiene solo un elemento, chiamiamolo x1, e questo b contiene solo l'elemento x2. Y contiene un solo bersaglio. Quindi è ovvio che l'unica funzione possibile mi dice che f di x1 è uguale a y, f di x2 è uguale pure a x. C'è un solo bersaglio su cui sperare. Adesso, allora, f di a chi è? Fate attenzione perché ci ho messo queste parentesi grasse, perché prima lo vedevo come elemento, qua sto vedendo come l'immagine di un insieme, quindi questo lo sto sottolineando come insieme e questo lo sto sottolineando che è un altro insieme, quindi lo sto scrivendo come insieme che contiene quell'elemento.
F di B chi è? Uguale? Quindi la loro intersezione chi è? F di A intersecato F di B chi è? Insieme contiene Y, intersecato insieme contiene Y e ancora insieme contiene Y. Invece A intersecato B chi è? L'insieme che non contiene elementi, questo insieme si chiama insieme vuoto, è stilato in questo modo. Fatemi la sacrosanta cortesia di non confondere questo simbolo con lo zero dell'informatica. Agli albori dell'informatica, abitudine che si è perpetuata fino a oggi, per distinguere lo zero dalla O ci mettevano la retta qua. Non c'entra niente con questo. Una cosa è lo zero, una cosa è l'insieme vuoto. E l'immagine dell'insieme vuoto chi è? Non può avere elementi nell'immagine. Non può avere l'immagine, in vuoto, insieme vuoto. Allora, com'è definita l'immagine? L'insieme dei valori, degli elementi di Y, dei bersagli di Y che sono colpiti dal C. Qua dentro non ci stanno a C, quindi non colpiscono nessun bersaglio, quindi l'immagine è l'insieme vuoto. Quindi, come vedete, l'immagine dell'intersezione è vuota. L'immagine, l'intersezione delle immagini è piena, ci sta Y. Quindi non è vero in generale che l'immagine dell'intersezione coincida con l'insieme delle immagini. Facciamo un altro esempio, perché vabbè, però per fare questo esempio mi serve la definizione di prodotto cartesiano. Facciamo prima questo, la controimmagine, ne parliamo tra un po'. Allora, supponiamo di avere due insiemi X e Y. Come è definito il prodotto cartesiano? Questo si chiama prodotto cartesiano. Di X e Y. Allora, come è definito? Per definizione, questo è l'insieme delle coppie che hanno la prima coordinata che è un elemento di X e la seconda coordinata che è un elemento di Y. Esempio, X è un insieme di tre parole che contiene le parole mela, pera, arancia. Y è un insieme di due parole che contiene le parole buona, cattiva. Anche qui vedete l'ambiguità. Buona che significa? Che la mela era buona, gustosa o che era nella marcia? Allora, chi è X cartesiano Y? Facciamo un'enumerazione.
Allora, mela buona. È un insieme di coppie di parole. Mela, cattiva. Pera, buona. Pera, cattiva. Arancia, buona. Virgola, continua buona. Arancia. Quanti elementi aveva X? Quanti elementi aveva Y? Quanti elementi ha il prodotto cartesiano? 6 è uguale. Sto fatto vero sempre. Diciamo, sicuramente è vero per l'insieme di cardinalità finita. Se un insieme di cardinalità finita ha m elementi, l'altro ha n, il prodotto cartesiano ha m per n elementi. Se l'insieme ha cardinalità infinita, è facile dimostrare che facendo il prodotto cartesiano di due insiemi aventi per esempio la stessa cardinalità, la cardinalità non aumenta. Però questo è facile per me, per voi sarà un po' più difficile. Quindi, in realtà il prodotto di due insiemi che hanno diversa cardinalità infinita ha la stessa cardinalità di quello che ha la cardinalità più grande. Però questi sono concetti che per ora non voglio scrivere sulla lavagna. Ok, bene, allora chi è il grafico di una funzione? Adesso supponete di avere una funzione f da x a valori in y. Cos'è il grafico di una funzione? Il grafico della funzione f, per definizione, è l'insieme delle coppie x e f di x, tali che x appartiene a x. E ovviamente è contenuto in x cartesiano. Basta osservare che f di x è un elemento. Allora, adesso faremo due esempi, perché se ci continuiamo a muovere sulle notazioni insiemistiche sicuramente fate fatica. Mentre invece se facciamo degli esempi con funzioni reali di variabile reale farete meno fatica. Ora, è chiaro che noi abbiamo, per ora noi conosciamo solo i numeri naturali. Abbiamo introdotto solo i numeri naturali. Tuttavia non possiamo far finta di non aver studiato qualcosa in più alle superiori. Quindi, per adesso faccio direttamente gli esempi senza giustificare tutti i dettagli, però almeno una parvenza di costruzione dei numeri reali la faremo. Quindi, insomma, poi dirò, nelle prossime lezioni dirò, forse già a cominciare da oggi comincerò a dire chi sono e come si costruiscono i razionali, e così via. In realtà molti testi, per non, anche comprensibile, per non perdere tanto tempo, partono direttamente dai, diciamo, i numeri reali dalle loro proprietà. In realtà non c'è bisogno, nel senso che quello che ci serve, che ci serviva dal punto di vista assiomatico, sono gli assiomi di n dei numeri naturali, poi il resto si può effettivamente costruire.
costruito. Bene, comunque, come si fa il grafico di una funzione reale di variabile reale? Allora, facciamo due esempi. Allora, questa è la funzione noi disegniamo gli assi cartesiani, ma questa è la funzione y uguale x, o se preferite y uguale f di x, vista come funzione, perché altrimenti posso anche vederla come equazione di una retta nel piano. Questa la conoscete tutti, spero. Prendiamone un'altra. Allora, queste sono praticamente la seconda e terza funzione più semplice che si possono immaginare. Nel senso, la prima funzione più semplice che si può immaginare è una costante. Poi x, poi f di x uguale x quadro. Ok? Almeno il grafico di una retta è di questa, che è la più semplice delle parabole, insomma, almeno la più canonica, penso le abbiate viste. Ecco, quello che noi abbiamo disegnato sul piano della lavagna, immaginario piano della lavagna, oltre agli assi cartesiani, non è la funzione, ma il suo grafico. In realtà, volendo, questo è importante perché normalmente viene fatto quello delle superiori, ma sicuramente questo non vi è rimasto così in mente. Allora, chi è il dominio? Innanzitutto, chi è il codominio? Allora, l'asse delle x è il dominio, l'asse delle y è il codominio. Posso costruire le frecce come facevo prima, arciere e bersaglio? Come si fa? Si parte da una x, si va con la perpendicolare fino al grafico e poi si traccia la parallela dell'asse delle x fino a incontrare l'asse delle y, e questo non è altro che il bersaglio. Questo discorso non è che vale per questa funzione, vale per tutte le funzioni. È chiaro questo discorso? Allora, vediamo un po'. L'asse delle x è un insieme geometrico che corrisponde, vedremo poi, o almeno, vabbè, che corrisponde a un insieme che sono i numeri reali quando li costruiremo. Quindi questo qui è un grafico di una funzione da R in R, dai numeri reali. Ecco, come faccio a vedere se la funzione è iniettiva, suggettiva o nessuna delle due cose? Questa com'è? Questa? Allora, questa è suggettiva e non iniettiva. Io dico che non è neanche suggettiva. Allora, come si fa a vedere se una funzione è iniettiva? Iniettiva, allora, voi prendete un livello, qui su, tracciate la parallela. Questa parallela, l'asse delle x, deve sempre, se la funzione è iniettiva, allora, che succede qua? Che il grafico viene intersecato due volte. Andiamo, allora qui abbiamo x, se ci fate caso questo è meno x, sono esattamente due arcieri
che colpiscono lo stesso bersaglio. Quindi se in un altro grafico l'intersezione mi desse 3 o 4, la parallela mi desse 3 o 4 intersezioni, che significherebbe? Che ci sono 3 o 4 arcieri che mettono lo stesso bersaglio. Quindi quando vado a fare quelle parallele lì, il numero di intersezioni corrisponde al numero di arcieri che colpiscono quel bersaglio. E poi posso costruire proprio la freccia. Ok? Bene, allora una funzione iniettiva come deve essere fatta? Ogni bersaglio deve essere colpito o nessuna volta o una volta. Quindi ogni volta che traccio queste parallele, ogni parallela deve intersecare il grafico al massimo una volta. Se la funzione invece è suriettiva, ogni parallela deve intersecare il grafico almeno una volta, perché ogni bersaglio deve essere colpito da almeno un arciere. Allora, qui in questo caso è facile vedere che ogni parallela, l'asse x, interseca la retta y uguale a x esattamente una volta. Quindi la funzione è sia iniettiva che suriettiva. Qua che succede? Questa interseca il grafico, questa l'asse della x una volta. Quindi come vedete, questa interseca il grafico due volte, quindi la funzione non è iniettiva. Questa interseca il grafico zero volte, quindi la funzione non è neanche suriettiva. È chiaro? Allora, facciamo un altro esempio. Faccio un grafico fatto a mano e voi mi dite se la funzione è iniettiva o suriettiva. Questa funzione è iniettiva o suriettiva? Iniettiva. Non è una funzione. Perché una cosa che non abbiamo detto, non abbiamo ripetuto, ma abbiamo detto in realtà, è che per essere una funzione, almeno non è un grafico di funzione da R in R, le rette verticali invece, quante volte devono intersecare il grafico? Esattamente una volta, a patto che il dominio sia tutto R. Ok? Perché se vi ricordate la prima regola di una funzione è che ogni arciere doveva sparare una freccia. Una, non 0 o 3. Qua che cosa succede? Che il grafico viene intersecato tre volte. Allora chi è f di x? Questo, questo o questo? Qua c'è x e qua faccio scegliere. Quindi questa non è una funzione. Almeno questo non è il grafico di una funzione da R. Vediamo un altro caso, così diciamo, visto che ci troviamo nei paraggi, facciamo pure questa osservazione. Allora, questa è una funzione reale di variabile reale, per meglio dire, da R in R. Secondo quello abbiamo detto? Innanzitutto, no, qua è esponenziale. Escluso 0. Sarà? Escluso 0. No, non avevo capito, ho capito. Escluso 0 da chi? Da dominio. Quindi questa qui. Ah, ok, però c'è chi è? Uno su x. Uno su x.
Ecco, questa qui, se la vogliamo definire su tutto R, non è una funzione, perché giustamente quando facciamo 1 su x non possiamo dividere per 0. Infatti, quando vado a fare la retta verticale passante per l'origine, questa non interseca il mio grafico. Beh, rispetto alla situazione precedente, qua non è così disperata la situazione. La situazione precedente non potevo fare niente, a meno di non cancellare dei pezzi di grafico. Qui semplicemente posso escludere lo 0 dal dominio, allora diventa effettivamente una funzione. È quello che si chiama il calcolo del campo di esistenza, no? Quando fate questo. Tornando al grafico precedente che ho prematuramente cancellato, cioè quello della funzione x quadro, allora la faccio tra meno 1 e 1. Allora, questa qui potremmo dire è una funzione, non è né iniettiva né suiettiva, però per la suiettività qualcosa si può fare. Cosa posso fare? Come prima non è una funzione, per avere una funzione ho ristretto il dominio, qua è una funzione non suiettiva, per avere una funzione suiettiva posso restringere il codo minimo. Se la x varia tra meno 1 e 1, x quadro è chiaramente compreso tra 0 e 1, poi posso osservare che per ogni valore compreso tra 0 e 1 posso fare la radice quadrata, e quindi stavolta la mia funzione diventa suiettiva. Posso farla diventare a questo punto anche iniettiva? Beh, sì, anche se la modifica stavolta la funzione, cioè non con la stessa funzione ovviamente, posso modificare la funzione in maniera tale da renderla iniettiva. Qua ci sono due ovvie modifiche che posso fare ottenendo le funzioni iniettive, non sono modifiche banali perché si tratta di cancellare un pezzo del grafico. Però, se cancello questo pezzo del grafico, per esempio, ho ottenuto una funzione iniettiva e suiettiva da 0,1 in 0,1. Ogni numero compreso tra 0,1, quando lo levo al quadrato, mi dà un numero compreso da 0,1. E viceversa, ogni numero compreso da 0,1 è il quadrato di un altro numero compreso. Quindi, vabbè, il grafico non è fatto tanto bene, diciamo, rispettiamo un po' di più. Quindi, se questa funzione la considero da 0,1 in 0,1, questa stavolta è una funzione sia iniettiva che suiettiva. Allora io prendo x e calcolo f di x. Questa freccia può essere rimbalzata al contrario. Cioè, essendo la funzione biunivoca, posso leggerla al contrario, otterrò la funzione inversa. Ora, sempre per fissare le idee, chi è la funzione inversa? O almeno come è fatto il suo grafico. Cominciamo a vedere questo. Il grafico della funzione inversa, io dico che è fatto così.
Allora, il grafico della funzione inversa funziona così. Immaginate la pagina stampata, diciamo, con i grafici stampati. Immaginate che sia trasparente. Prendete la pagina, girate il foglio e guardate dall'altra parte, facendo diventare esattamente. Allora, l'indice va sull'asse delle ordinate, il pollice va sull'asse delle ascisse. Girate, guardate in trasparenza mettendolo così, dalla parte opposta. Diciamo, quello che state facendo matematicamente è la simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Io faccio la simmetria rispetto a questa bisettrice, questo grafico qui passa qui e x e y si scambiano. In realtà la cosa ha diciamo corrispettivo perfetto da un punto di vista algebrico, cioè da un punto di vista algebrico cosa fai? Fai x uguale radice quadrata di y, radice quadrata in senso aritmetico, perché noi sappiamo che x e y erano positivi. È vero che x e y è compreso tra 0 e 1, quindi di radice quadrata ne ha due, quella positiva e quella negativa, però noi sappiamo che x è positivo, no, non negativo, e quindi dobbiamo prendere quella col segno più. L'ultimo passaggio che fai è scambi il nome di x e y. Quindi hai avuto problemi nel fare questo? Perché stavamo nel dominio e codominio 0101, ok? Io non l'ho detto, ma quando scrivo un intervallo AB intendo dire che questo è l'insieme di tutti i numeri reali tali che x è compreso tra A e B, estremi inclusi. Se ci metto le parentesi tonde, quell'estremo, l'estremo corrispondente alla parentesi tonda, è escluso. Questo penso lo sappiamo già. Quindi ripeto qui, no, abbiamo avuto problemi? No. Lasciamo stare un attimo dominio e codominio. Riguardiamo un attimo il grafico della funzione quadro. Allora, questo è il grafico della funzione x quadro. Ed era effettivamente una funzione. Se provo a fare la simmetria rispetto al primo e al terzo quadrante, cioè quel discorso di prima, graficamente, come mi diventa il grafico della funzione x quadro? Mi diventa così. Lo vedete? Allora, questo qui non è un grafico di funzione. Non è un grafico di funzione perché le rette verticali qui non intersecano il grafico, mentre le rette verticali qui intersecano, diciamo, questa specie, questo presunto grafico due volte, quindi non è un grafico di funzione. Allora, per renderlo un grafico di funzione, cosa devo fare? Minimo qua devo togliere questa parte dal do e poi qui, beh, la cosa più semplice da fare è cancellare uno di questi due lati. Posso cancellare questo, potrei cancellare anche quello di sotto. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho osservato che il codominio della mia funzione di partenza era solo 0 più infinito, era una semiretta, che significa così, la semiretta che parte da 0, e dall'altra parte, siccome la mia funzione non era iniettiva, per renderla iniettiva ho ristretto anche il dominio alla stessa semiretta. A questo punto, quando vado a invertire, faccio lo stesso processo di prima, per cui ottengo che l'inversa è la radice quadrata, e posso farlo per ogni x appartenente a 0 più infinito. Se avessi cancellato il ramo di sopra invece del ramo di sotto, semplicemente corrispondeva al fatto che quando, diciamo, facevo la radice quadrata,
siccome veramente ce n'erano due in quel caso, dovevo prendere la determinazione negativa, sceglievo di prendere sempre la determinazione negativa, e qui, diciamo, in quel caso cancellavo l'altro lato. Chiaro in vostre cose? Quindi